Oggi vi faccio vedere come preparare soba tsuyu, una salsa per mangiare soba. Soba sarebbe spaghetti di grano saraceno. Ho già pubblicato la video ricetta di salsa simile che si chiama menzuyu, ma menzuyu è più per mangiare o spaghettini sottilissimi che si chiama somen o spaghetti grossi che si chiama udon. È comodo da preparare una certa quantità di questa salsa soba tsuyu in estate. Per poter preparare zaru soba sarebbe un piatto di soba freddo che è uno dei piatti più rinfrescanti in Giappone. Gli ingredienti sono salsa di soia, mirin, zucchero di canna, katsuobushi che sono le scaglie di tonnetti essiccati e le alghe kombu. Questa è una ricetta da poter avere circa 320 g di salsa soba tsuyu concentrata. Nella pentolina mettiamo 300 g di salsa di soia, 100 g di mirin, 4 g di alghe kombu, 10 g di katsuobushi. Spingiamo katsuobushi per farlo ribagnare. Ops, stavo dimenticando di mettere lo zucchero. Mettiamo 50 g di zucchero di canna. Chiudiamo il coperchio e lasciamo riposare per tutta la notte nel frigo. Quando vogliamo preparare meno quantità, ci conviene utilizzare il brodo granulare. Questo è il brodo granulare di Tonnetti. È scritto Dashinomoto, sarebbe la base per fare il brodo. Per fortuna da un po' di anni che riesco a trovarlo in un negozio di alimentari orientali. Invece questo è il brodo granulare delle alghe kombu ed è novità. Speravo di trovarlo un giorno anche qua in Italia ed è successo l'altro giorno e sono molto contenta. È utile anche per realizzare delle ricette vegetariane e vegane. Tornando al discorso di preparare la salsa soba tsuyu in meno quantità, lascerò nella descrizione gli ingredienti e le dosi. È passata una notte e la pentolina con la salsa la mettiamo sul fuoco piccolo e accendiamo il fuoco a medio. Quando cominciano a vedersi queste bollicine, abbassiamo il fuoco a minimo e cuociamo per 5 minuti. Sono passati 5 minuti, spegniamo il fuoco e lasciamo riposare altri 5 minuti. Filtriamo la salsa per separarla dal katsuobushi e dalle alghe kombu. Sgoccioliamo bene utilizzando la spatola e la lasciamo raffreddare. Nel frattempo vi faccio vedere come fare furikake riutilizzando il katsuobushi usato per la salsa. Separiamo il katsuobushi dalle alghe kombu. Con le alghe kombu si può fare tsukudani. Ho già pubblicato la video ricetta e metterò il link. Tritiamo il katsuobushi con il coltello. Lo mettiamo nella pentolina o nella padella antiaderente. Accendiamo il fuoco piccolo. Lo mescoliamo ogni tanto e lo facciamo tostare senza bruciarlo. Ogni tanto lo assaggiate per capire se si è asciugato. Se non lo è, continuate ancora. Quando si è asciugato completamente, aggiungiamo un po' di sesamo tostato. Mescoliamo un po' e il nostro furikake è pronto. Lo mangerete mettendo sul riso bianco o fare onigiri che sono le polpette di riso. O mettere sul piatto di spaghetti come aglio, olio e peperoncino tanto per cambiare. La salsa soba tsuyu si è raffreddata e la mettiamo nel barattolo pulito. Chiudiamo il coperchio e la conserviamo nel frigo e durerà per un mese. Se la lascerete riposare almeno un giorno nel frigo prima di utilizzo sarà ancora più buono. Prossimamente farò la video ricetta di zaru soba, spaghetti freddi di grano saraceno. Quindi chi è amante di zaru soba o chi è interessato ad assaggiare questo piatto, preparate prima questa salsa. Questo video termina qui. Se vi ha incuriosito questa ricetta, mettete un mi piace e iscrivendovi al mio canale potrete scoprire tante altre ricette giapponesi. Cliccando l'icona della campanella riceverete l'avviso della prossima ricetta appena postata. Grazie per aver guardato questo video fino alla fine. Ci vediamo presto con prossima video ricetta. Ciao a tutti!